lavori quotidiani, insomma, ma quello che vorrei presentare, al di là di questi cenni biografici, è una possibile chiave di lettura di questo testo che ho avuto il privilegio di leggerlo in poco tempo, purtroppo, e cercherò con voi di parlare di una possibile chiave di lettura che tenga conto innanzitutto del fatto che lo possiamo definire, per il suo stato teorico che io conosco, che anima le tue azioni, che si vince da questo testo, soprattutto pensando ad uno dei progetti più ambiziosi della tua vita, come Orme nel Parco, sembra di vedere, possiamo configurarlo come un metodo sperimentato su come poter realizzare i nostri scopi. Ed è un metodo tuo personale. Io, rispetto a quello che studio, per esempio Cartesio stesso, quando gli ha scritto il metodo, il discorso sul metodo, lui diceva: questo può essere un metodo che io ho utilizzato, dato che non possono utilizzare tutti. E questo quindi è uno dei concetti più belli. Ed accanto a questo c'è la prospettiva, che è poi una delle tre parole a cui farò riferimento, che è quella della condivisione. Perché nel parlare del contenuto in sé del libro, intanto spetta a Massimiliano, poi sarebbe come dirgli la fine, per chi vorrà poi acquistare il libro, sarebbe come dire la fine di un film prima di averlo visto, o di imparare la storia per gli assunti, non avrebbe senso. Ed allora queste parole su cui vorrei ragionare insieme a voi sono la parola valore, la parola condivisione e la parola viaggio, e poi alla fine è un'espressione che le comprende tutte e tre. Alla parola valore Massimiliano dedica oltre ad essere una costante del libro, è anche dedica una grossa sezione. Il riferimento al valore che faccio io è un po' un valore nel valore, perché io credo molto che il valore più importante sia il valore cultura, perché la cultura è lo strumento attraverso il quale noi possiamo riconoscere gli altri valori, noi possiamo capire gli altri, possiamo interpretare il mondo che ci circonda. Ed accanto a questo, se cresce la cultura, cresce anche la società. Questa è la cosa più importante. E la società e la cultura possono crescere laddove noi condividiamo insieme agli altri quelli che sono le nostre passioni, quelli che sono i nostri interessi. E soprattutto se noi condividiamo qualcosa, perché a quel qualcosa noi diamo un'effettiva vita. Parto ovviamente da una constatazione. Il libro è diviso in quattro capitoli. Diciamo che i primi tre capitoli sono semplicemente teoria, e se avessi scritto soltanto i primi tre capitoli probabilmente in molti avrebbero detto che era una bella teoria e che però rimaneva teoria. Invece poi ho scritto il quarto capitolo, che si è aggiunto, diciamo, alla fine, non era preventivato, non era studiato scientificamente, ma anche il libro non avevo studiato scientificamente, però devo dire che siccome sono una persona che ama leggere, amo molto leggere, durante questi 5 anni di letture era un po' come se stessi individuando dei tasselli di un puzzle. Più leggevo e più mi rendevo conto che c'erano delle teorie che stavano insieme, che se riuscivo a incastrarle in un certo modo avrebbero dato un senso, un filo logico a quello che sarei andato non solo a scrivere ma anche a realizzare, perché tutto quello che è scritto nel libro sarebbe soltanto teoria, appunto, se non l'avessi messo in pratica. La pratica si chiama Orme nel Parco, sicuramente, come diceva Umberto, che è questa attività, di questa impresa turistica che ormai da 6 anni esiste qui in Calabria, e in particolare nella Presila Catanzarese, dove abbiamo inaugurato lo scorso anno il primo parco avventura del sud Italia. Sicuramente un progetto molto ambizioso sotto certi aspetti, ma anche vincente, perché è stato realizzato veramente in poco. È proprio quello che voglio indicare con questa immagine, cioè che ognuno di noi ha un ponte da attraversare, ha una strada da percorrere che è la propria. E probabilmente attraversare il ponte è una metafora che io utilizzo per dire che, soprattutto in questa regione, ci dicono ormai da 30-40 anni che bisogna costruire un ponte che unisca la Calabria con la Sicilia, ma prima ancora, secondo me, di costruire un ponte, ammesso che ce ne sia la necessità, poi dal punto di vista economico bisogna anche capirlo, bisogna costruire un ponte tra le persone, perché credo che prima di realizzare i ponti in cemento armato bisogna iniziare a far sì che poi si giustifichi la realizzazione di un ponte. Nell'introduzione accenno a questo ponte sulla stazione di Messina, ma alla fine il libro non parla di questo. Prende spunto da questa voglia di costruire un ponte per dire che c'è bisogno di costruire un ponte tra le persone, che unisca queste persone e che finalmente la finiamo di farci la guerra tra poveri. Noi dobbiamo lasciare questo spazio ai giovani. È fondamentale creare spazi, ma soprattutto lasciare spazi
e fare il rinnovamento vero, Massimiliano. Io sono convinto di questo, è la condivisione che noi dobbiamo avere. Quelli che hanno soprattutto la mia età, 50 anni, voi siete 35, in 15 anni è cambiato il mondo. Tra me e voi c'è un abisso, anche se sono solo 15 anni, perché è corso così velocemente il mondo che noi non riusciamo forse a capire le esigenze vere dei giovani. Si parla sempre di valori, noi parliamo sempre di famiglia, di lavoro, di altre cose, forse i valori di oggi sono diversi, vanno interpretati in un modo diverso. Condivisione forse vuol dire famiglia, non vuol dire solo essere padre e figlio, vuol dire credere nelle stesse cose, condividerle, fare un progetto e tutti insieme portarle avanti. Questo invece di castarsi dal mondo, rimanere nel mondo, prendere senso alla società. Ma dove tu in questa società parli però anche dei legami deboli. Una società fondata sui legami deboli può diventare forte, secondo te? Sì, assolutamente sì. Anzi, non lo dico io, lo dicono le ricerche che, diciamo, alle quali mi rifaccio sul libro. I legami deboli sostanzialmente nascono da alcune ricerche che poi sono state effettuate molto tempo fa, negli anni 60, non sono una novità, solo che per circa 30 anni sono rimaste assolutamente, come dire, andate nel dimenticatoio. Ci fu praticamente uno scienziato, uno studioso americano, Milgram, che fece un esperimento negli anni 60, voleva capire un attimo come funzionavano i legami sociali, no? Come le persone fossero diciamo, interagissero tra di loro. E cosa fece? Fece un esperimento, inviò, volle spedire delle lettere negli Stati Uniti a una comunità, adesso non ricordo esattamente se era il Kansas, mi sembra di sì. Cosa fece però? Non scrisse l'indirizzo delle persone alle quali voleva inviare questa lettera, ma diede questa lettera a dei conoscenti di quelle persone, perché volevano, a quelle più vicine, diciamo, più prossime, perché voleva che fossero loro a spedirle. E scoprì così facendo che la gran parte delle lettere arrivarono a destinazione. Sulla famiglia siamo d'accordo, la famiglia non è più di quella di una volta, anzi non esiste la famiglia. Si parla di genitori separati o di figli, diciamo, che non hanno più il senso dei luoghi, il senso della famiglia. Vito Tetti parlava del senso dei luoghi, ecco. Guardate, Francesco vive a Caraffa. Tutti gli avvenimenti, e anche gli altri ragazzi, vivono gli avvenimenti di cui si succedono qui a Caraffa. Infatti il genere che lui partecipa e interviene pure quando c'è l'occasione. Vivono questi ragazzi, altri non ci sono. Io non credo ci sia da cambiare la mentalità dei giovani. Credo che i giovani invece debbano ribellarsi agli adulti. Perché? E se c'è continuità col passato, ovviamente non ci può essere novità. Si è parlato di valori condivisi, di talenti, e di internet, e tutte queste, veramente, di tutti questi ingredienti che effettivamente oggi sono alla base del vivere civile. Come amministrazione abbiamo dato molto spazio agli aspetti culturali. Tant'è vero che abbiamo organizzato diverse conferenze e ne sono programmate tante. Certo. Intanto le più vive come la trazione al dottor Capalbo, per aver affrontato un argomento di così tale importanza. Io mi trovo d'accordo con lui e ringrazio anche e soprattutto Umberto che si propone in questi dialoghi, diciamo proprio che dovrebbero essere di crescita veramente per i giovani. Mi trovo d'accordo con il dottore Capaldo quando dice che ci deve essere, secondo me, giustamente una rivalutazione dei giovani, far credere ai giovani effettivamente che dentro di loro hanno delle potenziali armi, e soprattutto quando cercano di creare e che però spesso e volentieri non vengono estigati. Che si è cominciata la rivoluzione con i libri di testo, perché i libri di testo sono stati la prima rivoluzione all'interno dell'università, ma questo lo so perché c'era, se no non l'avrei mai saputo, non sarei stato in grado di dire in questo momento. L'informazione è sempre una rivoluzione, sotto qualsiasi forma, oggi non è internet. Quindi dico che piuttosto che continuare a dire questo, ancora aspetto di realizzare me stessa secondo le mie ambizioni, secondo i miei sogni, secondo i miei progetti. Perché forse sono nate nuove